Spazio scenico, puntata numero 428, ancora con noi Mario Capanna e dovrebbe essere qui con noi ancora per tanto, tanto, tanto tempo perché le cose che ci stai raccontando, gli insegnamenti che ci stai dando sono veramente tanti. Eh, lo dici adesso perché sei una persona gentile, io ti ringrazio ma so di non meritarmi queste tue belle parole. Mario, tu sei un uomo di grande, straordinaria cultura e Grazie, ce la stai dimostrando. Ma e sappiamo quanto è importante la cultura. Questo sì, questo è vero, è decisiva. Mario, tra i tanti libri che tu hai scritto, ce n'è qualcuno che ritieni più importante, che ti rappresenta meglio? Guarda, e, e, quelli ai quali tengo di più sono, nell'ordine, formidabili quegli anni, perché è, è un po' come un film nel senso che uno lo legge e si vede scorrere gli avvenimenti del 68 in Italia, in Europa, nel mondo. È come se guardasse un film. Probabilmente questa è la ragione del grande successo che ha avuto. Il fiume della prepotenza, perché appunto è l'unica storia della prepotenza che mai sia stata scritta. Terza è un libro che si intitola Coscienza globale, oltre l'irrazionalità moderna. La cui tesi è molto semplice, è già contenuta, no? Cioè noi oggi... Ci stiamo comportando in modo assolutamente irrazionale. Deprediamo le risorse naturali. Inquiniamo da scriteriati l'atmosfera fino a provocare i mutamenti climatici, che dicono gli scienziati ci stanno portando alla soglia dell'irreversibile e quindi che non possiamo più tornare indietro e che mettono a pregiudizio addirittura la sopravvivenza della specie umana, che è una roba proprio assolutamente folle. E allora, coscienza globale, per dire dobbiamo tener conto di una cosa semplice, elementare ma decisiva: che ognuno di noi non può prescindere dalle relazioni che lo collegano al tutto, agli altri esseri umani, ma a tutti gli altri esseri viventi, gli animali, le piante, le pietre. Diceva Goethe: Le pietre sono maestri muti, aveva ragione, grande poeta, no? E allora, capire che noi non avremo salvezza se non salviamo questo pianeta, anziché andare avanti a distruggerlo e soprattutto che nessuno di noi ha un futuro se non è in collegamento con il futuro di tutti gli altri esseri umani. Ecco, Quindi Mario, è una rivoluzione di pensiero. A questo proposito, io vorrei invece parlarti di un libro che a me sta particolarmente a cuore, ma molto molto a cuore, anche perché ho, ho avuto la grande fortuna di conoscere l'autrice. L'autrice si chiama Denise Affonso e quando la nomino non riesco a nascondere un'emozione, ma un'emozione veramente forte perché tu sai meglio di me che ci sono delle letture che ti cambiano, ecco, che, sono, come dire, che, che spostano il tuo modo di vedere. Ecco, Denise Affonso è resuscitata, resuscitata dai morti perché è uscita dagli inferi, della prigionia dei Khmer russi. Il libro si chiama, ecco e prego la regia di mandarlo in onda, si chiama La diga delle vedove, Denis Afonso. Questo libro ha, ha una prefazione molto molto bella, molto molto bella, dell'ambasciatore Guido Lenzi, un uomo di grande cultura, un ambasciatore bravissimo, straordinario e questa prefazione Guido Lenzi la inizia così: la banalità del male tremendo, implacabile, si ripropone ricorrentemente nella storia dell'umanità. Si ripropone ricorrentemente. Le utopie assolute, totalizzanti, primordiali, intransigenti, si sono manifestate in modo ancora più devastante durante l'intero corso dell'era dell moderna che purtroppo. si vorrebbe illuminato tanto dalla razionalità occidentale quanto dal sincretismo orientale. Smetto di leggere, ma qui non bisognerebbe mai smettere. Guido Lenzi scrive in modo memorabile, bellissimo. No, ma anche ecco. l'autrice scrive in modo mirabile le atrocità e le nefandezze che ha dovuto vivere a sopportare, no? allora, ecco. e sopportare. E poi leggerò stato... anche qualche, qualche brano dell'autrice. Esatto. Eh, come è, com è possibile, Mario? Lo dico a te. Come possibile guarda, che tra il 75 e il 1979 e che ancora oggi ci siano genocidi di questo tipo? Guarda, possibile? E la stessa domanda a ritroso: come è possibile che ci siano stati forni crematori, eccetera? No? Sì, ma allora, dopo quei forni, noi pensavamo che chiaro, dopo quei no, forni no, no. Ci, sarebbe, ci fosse stata una cesura totale, che l'uomo non avrebbe più commesso quei crimini. Errore purtroppo. Anche a me piacerebbe così. Io do questa spiegazione, e naturalmente poi chi ci ascolta giudicherà ovviamente in cuor suo, in piena autonomia critica, se è d'accordo o meno: no? che i mostri nascono quando rompiamo l'equilibrio tra la dignità delle persone e dei popoli. Il caso del nazismo è evidente: sopraffazione assoluta e annientamento fisico di chi viene ritenuto il nemico sia esso l'omosessuale, l'ebreo, eccetera, eccetera. Lo zingaro, lo zingaro. E, e via di questo passo. E quindi il, totale, il totalitarismo, sia esso di destra nazista o tra virgolette di sinistra, come quello di Pol Pot, nasce quando si smarrisce il rapporto individuo-comunità. Allora, se si dice l'individuo non conta nulla, è lo Stato che conta tutto, è evidente che lo Stato può fare il genocidio, da che l'individuo non conta nulla e quindi io ti schiaccio come posso fare con una mosca e con una formica. Se invece l'equilibrio ed questo l'equilibrio, come dire, fragile ma al tempo stesso speciale della democrazia mantiene il raccordo e il rapporto tra individuo e comunità, allora si capisce che l'individuo è importante in quanto la comunità è importante e viceversa. In questo equilibrio non c'è posto per il totalitarismo. Ecco perché noi dobbiamo studiare la storia. Una tragedia. Ma la storia l'abbiamo studiata no, eppure l'abbiamo ricommesso. Perdonami, no il problema qual è? Tu sai che nelle scuole è già grasso che cola se si arriva a studiare la storia fino alla prima guerra mondiale. I ragazzi escono non sapendo niente della seconda guerra mondiale, dei campi di sterminio, eccetera. Non sanno niente di quali sono state le vicissitudini per cui il nostro Paese passa dalla monarchia alla Repubblica, della guerra partigiana, della lotta di liberazione, della resistenza. Non sanno nulla di Pol Pot, non sanno nulla delle decine e decine di guerre catastrofiche esatto. che attuali. Attuali. attuali che ci sono il ancora oggi. Sta scorrendo in queste ore mentre certo. tu e io parliamo, ma in tutti i continenti. Certo. E, e, allora l'importante è lo studio della storia. Una persona ha fatto una battuta, no? diceva eh, la storia è maestra di vita, ma non ci sono discepoli <ride> o i discepoli sono distratti. No? Ecco, dobbiamo eliminare la distrazione. Se noi conosciamo la storia, allora capiamo che la salvezza sta nel riconoscimento dell'equilibrio tra l'individuo e la comunità e quindi la totalità degli esseri umani e dei popoli. Mario, tu hai aggregato in quei fantastici anni tante tanti giovani, tanti e anche meno giovani, ovviamente, hai aggregato generazioni, ma le hai aggregate per quella che tu nella puntata precedente hai definito una lotta che io non faccio fatica a definire, come dire, giusta. Ma com'è possibile? che vengano invece aggregate tante e tante persone, di estrazione anche culturale molto diversa, per sterminare altre persone. Cioè come è possibile, mi domando, che un, una persona ries, riesca a comandare ad un'altra persona di uccidere un uomo di cui non sa nulla e con cui non ha avuto nulla che spartire prima, né di bene né di male. Com'è possibile che avviene questo? È possibile perché, vedi, l'essere umano è una cosa davvero molto complicata, voglio dire. Il cervello umano è capace di scrivere una cosa meravigliosa come la Divina Commedia, e poi di commettere un genocidio è capace di amare profondamente, fare figli, eccetera, ma è capace di violentare una donna, insediare l'innocenza di un bambino. E qui non c'è nessun'altra cura possibile. E di far odiare addirittura. E di far odiare, come no? I bambini, di far odiare ai bambini le loro mamme. Assolutamente, assolutamente, perché usare violenza su un bambino, da parte di un adulto, significa... Provocare nella coscienza del bambino l'idea che gli adulti sono dei vigliacchi, dei, degli oppressori, dei, dei, dei prepotenti, no? E quindi anche qui bisogna stare molto attenti, no? Allora, di nuovo, qui è lo studio e la cultura e capire che è molto più intelligente, lo accennavamo in una precedente puntata, creare armonia tra di noi, amicizia, amore, buon vicinato tra i popoli anziché produrre montagne di cadaveri con la guerra, anziché fare i genocidi. Ma perché tu, popolo X, puoi ritenerti superiore al popolo Y, ma perché? Per la diversità del colore della pelle, ma ancora nel ventunesimo secolo stiamo a guardare queste baggianate, no? Oppure, tu che diritto hai, Occidente opulento, quando l'ONU ti dice che con l'attuale produzione agroalimentare nel mondo, quindi, senza particolari cose, abbiamo risorse per poter sfamare tutti gli affamati del mondo. E questo non avviene perché il profitto, altrimenti non ci guadagnerebbe a sufficienza. Ma vuol dire che questa non è una vera e propria arma di sterminio di massa? Altro che, sì. altro che i campi di sterminio nazisti, no? Stiamo sterminando non più 6 milioni di persone, che è già un abominio, ma decine e decine di milioni. Ogni mese, ogni anno. Ecco perché il mondo ha bisogno di una proprio raddrizzata profonda, sì. di acquisire quella coscienza globale che è l'unica che può salvarci. Mario, se mi, se mi permetti, io vorrei leggere adesso qualche paragrafo della premessa di Denise Affonso e prego anche la regia di metterla in sovrimpressione. Premessa. Il 7 gennaio 1979. L'esercito vietnamita entra a Phnom Penh e libera la Cambogia dal gioco dei Khmer rossi. Il paese emerge da quattro anni di orrore. Verso la fine dello stesso mese, moribonda, scarnificata, più morta che viva, riesco a fuggire, sorretta dal mio giovane figlio, dalla giungla dove il resto della mia famiglia e più di due milioni di cambogiani sono periti. Sono quattro anni che mi nutro di scarafaggi, di rospi, di ratti, di scorpioni, di cavallette e di termiti, per calmare il mio stomaco affamato dal regime forzato dei chemar rossi. Quattro anni che vado a piantare, che vado a piedi nudi, con tutti i climi, nel fango delle risaie, per zappare, seminare, piantare e raccogliere scavare delle fosse o costruire delle dighe e ogni mattina per colazione soltanto qualche grano di sale grosso e dell'acqua fredda il corpo gonfio di edemi, febbricitante dal paludismo con la proibizione assoluta di lamentarmi e piangere i miei morti finalmente libera trascino i miei 30 kg fino al villaggio più vicino, dove dei soldati vietnamiti, che liberano il settore, ci portano fino a Siem Reap, una città di provincia situata a nord-est della Cambogia. I rifugiati esiliati in questa regione vengono curati in un ospedale di fortuna. E poi prosegue questo racconto drammatico, agghiacciante. Agghiacciante perché è una testimonianza sofferta e diretta cioè sperimentata eh sì. proprio nelle piaghe del proprio corpo e del proprio spirito e purtroppo sono quegli, quegli esempi di disumanità che davvero fanno spesso, se non si sta attenti, ci inducono a ritenere gli animali migliori degli uomini. No? Ecco, eh sì. ma non dobbiamo cedere a questa tentazione. No? Noi dobbiamo costruire un mondo e una cultura per cui gli esseri umani siano davvero tali, cioè rendersi incapaci, non solo di non fare quelle cose, ma di smettere di poter, di pensare di poterle fare. E quel giorno in cui arrivassimo a questo, il mondo avrà fatto un grande balzo in avanti nella storia umana. Denise Affonso dedica questo libro a sua figlia, sua figlia Gian, eh, certo. morta di inanizione, vuol dire morta di fame. Eh, non c'è dubbio. Quando si imbocca quella strada la tragedia è, è irrimarginabile ed è infinita, nel senso che non c'è mai un punto, fe, un punto limite. Eh, rotola di continuo verso il, la bassezza umana. No? Mario, si riproporranno, l'abbiamo detto poco fa, che ci sono delle guerre in corso, ovviamente lo sappiamo tutti, si riproporranno ancora fenomeni di questo tipo, impareremo prima o poi. Io nutro la fiducia di sì, anche perché, guarda, nonostante le apparenze, la conoscenza umana non è regressiva. Cioè cresce, è destinata a, ad andare, ad accumulare sapere, no? Ecco, dobbiamo essere noi, esseri umani, responsabili affinché questo accumulo di conoscenza ci, ci porti, ci traghetti verso il meglio, verso il bene, che è l'unico modo per sconfiggere il peggio e per sconfiggere il male. E con questo auspicio bellissimo noi salutiamo i nostri telespettatori. Grazie a voi. Grazie.